Buonasera. Buonasera. Il rigore ha cambiato la partita o l'ha indirizzata? Ma sicuramente ha inciso soprattutto a parte sul risultato, che il risultato è una partita come questa che è importante e conta. Conta sull'umore, sul morale, su una squadra che è in difficoltà come la nostra, perché è normale, questo incide un po'. Però sinceramente io mi aspettavo una reazione diversa nel secondo tempo. Poi anche il gol preso all'ultimo minuto, cioè nel minuto di recupero del primo tempo su una palla inattiva. Ha inciso perché è un primo tempo che si poteva chiudere in vantaggio per noi, si è chiuso in vantaggio per loro senza sa sapere come, cioè senza meriti, con tutto rispetto per la Ternana. E quindi è chiaro che poi siamo entrati in uno spogliatoio, il morale dei ragazzi sicuramente era basso. Mi aspettavo una reazione più violenta, più forte, più, come posso dire, intensa nel secondo tempo, che si è giocato tutta la metà campo della Ternana, però siamo stati poco incisivi, poco concludenti. Siamo arrivati secondi sulle seconde palle. Ci siamo fatti anticipare dai loro difensori, quindi ecco, l'analisi secondo me è questa. Si è persa una partita che è difficile da commentare perché comunque, insomma, ecco, non. La scarsa pericolosità della sua squadra ha Oggi inciso. sicuramente, però ecco, si commenta a fatica perché non si meritava di perdere oggi, al di là di tutto, perché la Ternana che abbia fatto chissà cosa per vincerla. È il derby che sta aspettando, Lorenzo Pulcioni del Galileo, è il derby che si aspettava, mister, non Ma solo il derby si aspettava. il derby è sempre una partita molto sentita, soprattutto molto partecipativa da parte della gente, c'era. E sono sempre partite comunque tirate e combattute, le squadre hanno comunque assumono un atteggiamento di solito molto attento, per non dire prudente, sia da una parte che dall'altra, per cercare di evitare di sbagliare a fare mosse sbagliate a livello tattico. Quindi è stata una partita molto, molto equilibrata, se vogliamo anche molto tattica. I due episodi l'hanno cambiata. Vai Giovanni. Buonasera mister, Giovanni Cardarello, social media soccer. Le Buonasera. faccio la stessa domanda dell'altra settimana su Juan. Rifarebbe la scelta di metterlo in campo con questo ruolo e se l'ha convinta nel disbrigo della partita? Allora, qua l'anno scorso mi risulta che abbia giocato tutto il campionato da trequartista quasi, però a parte quello è vero che abbiamo quattro attaccanti in panchina, ma bisogna sapere come sono arrivati a questa partita, perché le condizioni fisiche dei giocatori che abbiamo recuperato magari all'ultimo, incidono sulle scelte iniziali, non su quello che si può fare dopo, perché all'inizio la partita si comincia da 0-0 e i giocatori a partire con delle sostituzioni obbligate, soprattutto a partire come questo, bisogna sempre fare molta attenzione. Detto questo, però è riduttivo perché secondo me la squadra ha giocato meglio il primo tempo del secondo. Quindi sta più incisiva, più a tirare più in porta, ha creato il rigore, quindi questo secondo me è un falso problema. È un discorso che non ha influito sul risultato, anzi, se vuol dire che abbiamo giocato meglio il primo o il secondo tempo. Questo è il mio pensiero. Danilo Tedeschini, Sport Perugia, buonasera. Buonasera. Senta, lei ha fatto 11 campionati di B, ma di questi partendo 17. dall'inizio, Ah. in 9 di questi ha fatto almeno 8 punti, tra gli 8 e i 14 Mi punti, tirate fuori le statistiche, ma le nelle prime statistiche. 6 partite. No, gli 11 due volte sono stati a Cesena un anno Sì. e a Trapani un altro, con società che traballava il No, cambio di Trapani, io regime. sono subentrato a dicembre. Sì, noi di quelle prime 6 partite ha fatto 4 punti e a Cesena 3, però c'erano delle società. Non Ora, sono convinto che abbia. no, Perché. questo è Vabbè, se lo dice sicuro, lei, adesso però faccio voglio fatica. dire, No, no, era è un dettaglio, non capisco cosa vuol una dire. domanda, come mai Castori, che fino adesso ha fatto sempre bene, proprio a Perugia c'è questa partenza lenta? Non credo che siano colpe solo sue, ma credo che Ma io siano le colpe. colpe e i meriti, io ormai lasciano il tempo che trovano, bisogna, come ho detto prima, trovare soluzioni, essere veloci a mettere a posto le cose che non vanno. E adesso c'è la sosta, dobbiamo approfittare intanto per recuperare la migliore condizione a partire di tutti. Seconda cosa, per cementare e migliorare l'affiatamento, l'amalgama, perché comunque questo è inciso. E poi niente, il campionato è lungo, c'è modo e tempo per recuperare. Oggi siamo amareggiati, sono molto molto amareggiato perché sinceramente però con tutti i difetti, con tutti i limiti, la sconfitta non sta nel giro intero, secondo me. E non voglio togliere meriti alla Ternana, eh. Io la faccio fatica ad accettare la sconfitta, ecco. Poi. Sì. Massimo Bocuccia per lo sport. Mister, ti chiedo da uno come Di Carmine, per l'esperienza che ha, un rigore in quel modo francamente non Ma manco da derby.
Mi chiedete dei rigori sbagliati, però sai, come si fa a commentare un rigore sbagliato? Il rigore, purtroppo, quando il portiere lo para, cioè, è sbagliato. Ma io mi aspettavo che facesse gol, ma mi aspettavo che avesse fatto gol anche Olivieri col Bari, perché come sono due rigori ci sono costati punti, perché poi si parla giustamente, il signore dice sono partiti male, tutto quello che vuole, però è un campionato molto equilibrato e tosto come questo, gli episodi favorevoli o sfavorevoli incidono sui risultati e di conseguenza sulla classifica. Anche col Bari abbiamo sbagliato un rigore dopo 5 minuti e si è perso, oggi abbiamo sbagliato un rigore sul 0-0 e si è perso, quindi sono quegli episodi che poi paghi, perché comunque al di là delle nostre difficoltà, dei nostri limiti, tutto quello che vi pare, il campionato è equilibrato, l'episodio cambia la partita. Non è che la Ternana abbia fatto chissà cosa per vincerla. Sei preoccupato? No, sono incazzato stasera, preoccupato con un'altra cosa. Sono arrabbiato perché che non si possono perdere le partite così come abbiamo perso noi oggi.